Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza. Libro primo. Che io guardi gli uomini con occhio buono o cattivo, li trovo sempre intenti nel loro insieme, ciascuno per sé, a un unico compito: fare quel che giova alla conservazione della specie umana. E questo in verità non è per un sentimento d'amore nei suoi confronti, ma semplicemente perché nulla è negli uomini più antico, più forte, più inesorabile, più invincibile di quell'istinto, perché questo istinto è precisamente l'essenza della nostra specie e del nostro gregge. Anche l'uomo più dannoso è forse pur sempre il più utile, se guardiamo alla conservazione della specie. Egli nutre infatti in sé, o grazie alla sua azione negli altri, impulsi senza i quali l'umanità sarebbe da tempo divenuta fiacca e marcia. L'odio, la gioia per l'altrui male, la smania di rapina e di dominio e tutto ciò che altrimenti viene detto malvagio, tutto questo appartiene alla magnifica economia della conservazione della specie, a un'economia a dire il vero dispendiosa, prodiga e nel suo complesso estremamente folle, ma che fino a oggi ha conservato in misura dimostrata la nostra specie. Quell'impulso che agisce in egual misura tanto negli uomini più eccelsi quanto in quelli più ordinari, l'impulso alla conservazione della specie erompe di tanto in tanto come ragione e passione dello spirito. Esso ha allora intorno a sé un luccicante seguito di ragioni e con ogni forza vuol far dimenticare di essere, nella sostanza, impulso, istinto, follia, assenza di ragioni. Ridere di se stessi come si dovrebbe ridere per ridere, a partire dalla verità nel suo complesso. Per essere capaci di fare questo i migliori non hanno avuto finora sufficiente senso della verità e i più dotati di talento troppo poco genio. C'è forse ancora un futuro anche per il riso? Per il momento le cose stanno del tutto diversamente. Per il momento la commedia dell'esistenza non è ancora divenuta cosciente di sé. Per il momento è ancora sempre il tempo della tragedia, il tempo delle morali e delle religioni.